Edizia Angela numero 11. Grazie al seminario con Angelo Mozzillo ho vissuto una nuova esperienza che mi ha fatto conoscere determinate cose rispetto al mondo della moda. Sono cresciuta anche grazie alla frequenza di questo seminario riguardanti nuove terminologie, ricerche specifiche per le lavorazioni e tecniche di lavorazioni per i capi, riguardanti i capi d'abbigliamento. Il mio prototipo di realizzazione l'ho realizzato grazie all'aiuto delle lavorazioni di Angelo Mozzillo e attraverso la visione della sfilata di Christian Dior. La mia visione scenaria per i nuovi neo designer è legata alla ricerca approfondita di materiali innovativi e volumi inediti. Famoso Maria numero 12. È stato molto emozionante fare questo seminario, non solo perché ho imparato nuove cose e nuove idee, ma per aver avuto la possibilità di conoscere il designer Angelo Mozzillo e di aver confezionato con lui la mia t-shirt, partendo da nuove idee e lavorazioni inedite. La mia t-shirt si ispira ad un cigno bianco e nero, con lavorazioni di Mozzillo, con triangoli di taffetà bianco e di triangoli di pelle nera, con piume di uccelli del paradiso e con nastri di voilà per ricreare leggerezza e materialità. Secondo la mia visione, i neodesigner del futuro dovrebbero esaltare il prodotto delle capacità di comunicazione. Ferraro Caterina numero 13. Dal seminario di Mozzillo abbiamo appreso diversi tipi di lavorazioni, nuove terminologie per quanto riguarda il mondo della moda e abbiamo acquisito anche un metodo per le fasi di ricerca, concept e progettazione di collezioni. La t-shirt che ho realizzato è in organza, jersey cotone e nastro occhiello bianco, ha la schiena semiscoperta, la lavorazione perso ed anche un fiocco in organza a righe lucido e opaco. La mia visione per i nuovi designer del futuro deve operare prima di tutto una forte ricerca dei materiali innovativi e delle nuove lavorazioni, anche forti stimoli creativi. Monaco Fortunata numero 14. Attraverso il seminario con Angelo Mozzillo abbiamo appreso come progettare un capo di abbigliamento. Per progettare un capo di abbigliamento abbiamo bisogno di un collection concept che viene seguito dalla cartella colori, cartella tessuti, cartella materiali e dallo studio delle forme e infine dalla scheda tecnica. Tutto ciò serve per progettare una collezione o una mini collezione. Attraverso l'interprogetto abbiamo approfondito delle varie tecniche di lavorazione e la mia t-shirt è stata progettata approfondendo uno studio di forme con le lavorazioni Mozzillo e una ricerca su Dior. La mia t-shirt è stata elaborata seguendo lo stile di Sadomaso Chic, con vari budelli, nastri e ganci maschili e femminili. La mia visione per i neo designer è, vedere progettare delle tendenze future che rispecchiano la moda passata, perché la moda gira tutto intorno e le vecchie tendenze non sono mai perdute. D'Ambrosio Maria numero 15. Durante il seminario con Angelo Mozzillo ho appreso nuovi termini utilizzati nel mondo della moda. Ho imparato nuove tecniche di lavorazione e come applicarle. È stata davvero una bella esperienza che ripeterei volentieri.
scelte mi sono ispirata ad una lavorazione di Angelo Mozzillo, Le stringhe. È confezionata con un fiocco sexy chic di organza e applicazioni di pelle. Secondo la mia visione, i neo designer del futuro devono stare al passo con le nuove tendenze e sperimentare nuove linee e nuovi materiali. Gian Di Cecilia, numero 16. Attraverso il seminario con Angelo Mozzillo ho appreso le varie fasi della filiera tessile, dalla progettazione alla distribuzione e anche altre varie cose. La prima fase è lo studio della materia, tessuti, filati, accessori, mentre la seconda fase è costituita dall'ufficio stile, la ricerca sui siti web, giornali, riviste, tutto ciò che riguarda nell'ambito della moda, per essere aggiornati sulle tendenze della moda dell'anno. La terza fase è il lancio di collezione, che racchiude un completo progetto all'interno di un'azienda. E la quarta fase è il department show, legato ai consumatori, ai buyer, mentre l'ultima fase è la comunicazione, grafica, stylist, designer, fotografi ed eccetera. Allora, riguardo all'interno del progetto, è partito da una visione tra il vero e l'immaginato, tra il presente e le illusioni di cui sono fatti i sogni. Ho cercato materie inediti, elaborando stringhe in alternanza con inserti verticali, tutto in un profondo nero assoluto. Tutto è partito da un disegno inaspettato, dagli aspetti inaspettati e poi elaborato sul capo. Con slancio e dianismo architettonico, con tagli e geometria senza tempo e senza fine. E poi infine penso che un designer deve essere sempre aggiornato sulle nuove tendenze che rispecchiano la società che è sempre in evoluzione, cercando comunque soluzioni e metodi originali. Essi devono fornire anche in anticipo i materiali utili e ad esaltare con creatività ed intelligenza le tendenze future. Infine, dopo tutto ciò, ho capito anche che un designer non deve solo disegnare, ma anche scoprire la materia e trasformando una piccola esperienza in una grande emozione. Michela Di Bologna, numero 17. Dal seminario con Angelo Mozzillo ho acquisito senza dubbio notizie molto più avanzate e interessanti nell'ambito della moda. Grazie a ciò ho capito che il nostro indirizzo non è vincolato soltanto a disegno e cucito, bensì altro. Peraltro intendo cose che in realtà uno stilista dovrebbe conoscere, ad esempio essere a conoscenza di tutta la filiera tessile d'abbigliamento, tutte le terminologie adatte all'ambito lavorativo e di tutte le tendenze, eccetera. Il mio processo progettuale è stato guardato da due parti. Da una parte dallo stilista inglese Gareth Hogg, che sommariamente lui evidenza forme e volumi dei modelli, a tal punto da rendere un corpo umano quasi riconoscibile. E grazie alle sue creazioni e ai suoi elementi così esplosivi ed eccentrici, lui crea anche spettacoli incredibili, plasmando atmosfere gotiche. Dall'altra parte ho usato le lavorazioni di Angelo Mozzillo, come l'ajure traforata, applicata sul collo architettonico. Tutto sommato, la mia t-shirt è finalizzata con contrasti bianchi e neri, con dettagli borghesi e catene gotiche. La mia prospettiva futura è quella di arrivare sul mercato della moda con una ricerca abbastanza forte e consistente,
con conoscenze dei volumi e dei temi insoliti. Sono stata felice quando parecchie di loro, nella breve intervista che hanno diciamo preparato, dicevano che si erano ancora più radicate nella loro convinzione di voler continuare nel mondo della moda. Perché noi per questo lavoriamo. Li vedo molto più eleganti e l'eleganza non è data sicuramente dal vestito che portano addosso. L'eleganza traspare dal loro modo di muoversi, dal loro modo di piangere e di parlare. Quindi lei è riuscito a donare anche questo, una eleganza interiore, professore Mozzillo. Vi ringrazio molto, spero che questa esperienza non finisca qui nell'ambito scolastico, ma vorrei che alcune di voi, magari facciamo una graduatoria, continuassero la prima parte che abbiamo dedicato al progetto, cioè l'acquisizione delle lavorazioni, il vocabolario, che è tutta una fase più di didattica che di progetto, presso il nostro studio della Mozzill per 2-3 settimane dopo la fine dell'anno scolastico, affinché questo maggiore spessore di ricerca possa esservi utile a proseguire il vostro percorso professionale. Ci abbiamo creduto insieme. Tutto lo staff di dirigenza ha creduto fortemente in questa progettazione, l'abbiamo realizzata pensando a voi, in particolare alle due classi quinte. Questa è stato un percorso molto bello, perché non è stato un percorso di lavoro, ma è stato un percorso di vita per quanto io riesco a vedere. Piangere significa sentire fortemente. Piangere significa provare delle emozioni fortissime che io non riesco a contenere e sono talmente violente e vogliono uscire talmente fortemente, io non riesco a mantenerle dentro, piango. Questo per me è stato mi è caduta la lacrima, da maschio marcellisano ho cercato di trattenerla, non ci sono riuscito e sono orgoglioso di essere marcellisano stamattina. Le novelle di Marcianise, Angelo Mozzillo di Marcianise, molti di voi siete di Marcianise e io vengo volentieri a scuola mattina perché mi sento di fare una cosa buona per questo territorio. Se non avessi questa visione io verrei demotivato qui a scuola. Oggi solo questo momento mi ripaga di un anno di lavoro, perché oggi abbiamo, ovviamente con la regia della nostra preside, perché condivide, a volte abbiamo anche delle opinioni diverse, di visione, ma l'obiettivo è lo stesso, quello di dare a voi delle opportunità spendibili su questo territorio. Oggi grazie a questo mettere insieme Mozzillo Novelli e voi, è venuto fuori un prodotto di eccellenza.